innanzitutto perché fa star bene me, quindi è innanzitutto un discorso egoistico. So bene, quindi lo faccio. E poi è anche un discorso altruistico, perché io credo nell'integrazione e spero che un giorno possa avvenire in maniera veramente integrale. Oggi sono qui perché la città di Napoli mi dà la possibilità di potermi mettere in donazione e quindi scoprire quanto è bello dare con gli altri. Più che il cibo, noi abbiamo puntato a fargli passare qualche ora con la musica, il ballo, le danze, la compagnia e lo stare insieme, perché Napoli questo è. E quindi i volontari, il terzo settore, l'associazionismo e poi una grande attestazione di stima. Noi siamo orgogliosi ad aver avuto a servire ai tavoli le operaie e gli operai di Whirlpool, perché con noi stanno seguendo un percorso importante e vertenziale, e oggi il loro essere qui segna la cerniera tra il produttivo e il non produttivo, e quindi tra la ricchezza e la povertà. Un primo appuntamento importante, un momento di cooperazione tra comune, mostra, privato sociale, sponsor che hanno reso possibile oggi questa giornata, una giornata di apertura che è uno dei cardini di quel progetto mostra, ovvero restituire al territorio, alla cittadinanza, ma anche chi attraversa quotidianamente la città, candidando mostra a parco urbano e parco della città. Napoli è una città dal cuore grande, da una profonda e radicata umanità, e noi lavoriamo molto in questa direzione. La mostra, come sapete, è a maggioranza comune di Napoli e vogliamo questa vocazione sempre più solidale, aperta, mostra come bene comune, come luogo della cultura, della socialità, dell'intrattenimento. Ed è anche questo il motivo per cui ho fatto una scelta di puntare su un giovane impegnato sul territorio come presidente, insieme a una consigliera altrettanto giovane. Hanno idee molto chiare, saranno sostenuti, questo luogo vivrà sempre di più anche nell'ottica della socialità e della solidarietà come la giornata di oggi.